Quando ci si approccia a un metodo di cura alternativo o terapia complementare, si tende molto a storcere il naso o ad avere dubbi sulla loro reale efficacia. Molti asseriscono che, qualora un effetto si producesse, esso si possa attribuire all'effetto placebo o basato sulla mera suggestione. Uno di questi metodi, che molto si è diffuso negli ultimi 100 anni e che ha toccato un po', tutti gli ambienti e le classi sociali, è il Reiki. Esso si è inserito nel tessuto sociale attraverso dei seminari full immersion della durata di un weekend. Il Reiki è stato proposto in modo semplice e veloce e per questo ha avuto una grande diffusione e divulgazione. Ma ciò che apparentemente è stato il suo punto di forza è diventato molto presto il suo tallone di Achille. Come poteva, infatti, un metodo che veniva insegnato in 2 soli giorni essere poi veramente efficace e funzionare? Come poteva un sistema che formava i propri insegnanti, master in corsi di un weekend, offrire qualità e le dovute competenze? Infatti, il livello della formazione si è lentamente deteriorato ed impoverito ed il Reiki ha subito molte contaminazioni, perdendo di vista quale era lo spirito e l'intento originario. Si è dato molta enfasi all'aspetto curativo del sistema, a scapito dell'aspetto trascendentale e introspettivo. Inoltre, le diverse contaminazioni hanno contribuito a creare molta confusione. In questo modo il Reiki ha offerto il fianco alle molte critiche che gli vengono oggi ancora mosse. Ma il Reiki è veramente efficace? Il Reiki funziona o è solo un ottimo mezzo per suggestionare e creare effetti placebo? Il fine del Reiki è curare le malattie? Cerchiamo un po' di fare chiarezza cercando di mettere ogni cosa al posto giusto. Durante un'intervista al fondatore, Mikao Usui, asseriva del Reiki: è antica usanza insegnare il metodo solo ai miei discendenti per conservare la ricchezza in una famiglia. Soprattutto le società moderne in cui viviamo desiderano condividere la felicità dell'esistenza in comune e della prosperità. Perciò non lascio che la mia famiglia tenga il metodo solo per noi. Il mio Usui Reiki Ryoho è un originale metodo, non c'è nulla di simile al mondo. Perciò desidero dare al mio metodo, al pubblico, per il vantaggio di ognuno e la speranza della felicità per tutti. Il mio Reiki Ryoho è un metodo originale basato sul potere intuitivo dell'universo. Per mezzo di questo potere, il corpo ha l'opportunità di sanare e si esaltano la felicità della vita e la pace mentale. Oggigiorno la gente ha bisogno di miglioramenti e di ricostruzione dentro e fuori la vita. Perciò la ragione per cui do il mio metodo al pubblico è quella di aiutare la gente con la malattia del corpo e della mente. Prima di capire come agisce il Reiki e a che livello esso lo fa, dobbiamo comprendere bene come esso agisce. Il Reiki può essere considerato una cura? Analizziamo un po' questa parola cura, un po' da più vicino. La parola cura deriva dal latino coera, nella sua più antica forma. Cura si scriveva in latino appunto coera e veniva utilizzata e usata in contesti di relazione, di amicizia e di amore. Essa stava a indicare un atteggiamento di vigilanza, di attenzione e premura, così come anche un'inquietudine e una preoccupazione verso un oggetto che aveva valore o una persona cara e amata. La parola cura è infatti meno intrisa della connotazione medica o sanitaria, che invece è dominante nelle parole diagnosi, terapia, che sono due termini di derivazione greca. Durante la sua evoluzione, la parola cura è stata corredata, dagli apporti cristiani che hanno introdotto il senso della cura dell'anima,
prima ancora che venisse attraversata del sapere medico. Perso oramai quel significato di affanno, oggi è dominante quello di premura, impegno, interessamento, attenzione verso qualcuno oppure qualcosa con l'intento di perseverare o conservare qualcosa sottraendole dal danno o dal male, così da poterne favorire il loro pieno potenziale e sviluppo. In effetti, ci si può prendere cura sia delle cose così come degli esseri umani. Il significato di cura indica uno stato psichico di sollecitudine, diligenza, premura, zelo, delicatezza e attenzione. Esso, riassumendo, indica e descrive nella sua essenza un atteggiamento di natura empatica dove l'individuo si immedesima e si adopera per entrare in risonanza con l'altro. Parliamo dunque di relazione con l'altro, implicando anche le dinamiche transferali di affetto e di amore. Rapportando la parola cura nel suo più puro significato con la parola del Reiki, esso dispone l'animo e la mente dell'operatore e la orienta in modo continuo e costante verso il rapporto e la relazione con il ricevente, invitando a prendersene cura e ad occuparsi di esso. Questo atteggiamento dell'operatore non ha bisogno di essere esibito, perché è insito in colui che decide di avere e a che fare professionalmente con persone che soffrono e vivono un disagio. Diverso quando il significato di cura e terapia vengono utilizzati come sinonimi, ma in effetti non lo sono. In questo specifico caso la parola cura non può essere scissa dai mezzi, facendo esempi, cura della pelle, cura antibiotica, cura farmacologica, eccetera, che sono predominanti. Dunque, nella pratica del Reiki intendiamo come cura quell'atteggiamento o intento dell'operatore di prendersi cura dell'altro e non può rientrare in quella categoria della guarigione. Quello che avviene durante un trattamento Reiki è che diamo la nostra disponibilità e focalizziamo la nostra attenzione mettendo a disposizione le nostre competenze ed esperienze acquisite per favorire nell'altro uno stato di benessere e armonia tra l'universo interno in relazione con l'ambiente esterno in cui esso vive. Micro e macrocosmo, Rei e Chi. Osservando il punto di vista del ricevente, è rilevante mettere in evidenza l'esperienza del sentirsi accolto e preso in cura, creando così i presupposti importanti per costruire una relazione di fiducia con l'operatore. Attraverso questa relazione di fiducia, il ricevente avrà l'opportunità di rafforzare la fiducia in se stesso, così come la capacità insita di rinsaldare e prendersi cura di sé. L'intento del Reiki è nella sua intima, più intima essenza, quello di sviluppare nell'altro la capacità e la consapevolezza dei propri mezzi e potenzialità, così da poterli sviluppare per vivere armonicamente con se stesso e con tutto ciò che lo circonda. Reiki però non è in senso medico una cura che guarisce, esso però stimola ed accelera quel naturale processo di autoguarigione. Concludo dicendo che il Reiki ti cura, ma non cura, per cui è importante fare questa sottile ma importante distinzione, per non cadere nell'errore di credere che il Reiki possa in se stesso curare, come una medicina, le malattie. Come abbiamo spiegato, il Reiki si prende cura creando i migliori presupposti affinché si possa ristabilire quell'equilibrio essenziale per poter preservare una condizione di salute e benessere. Tale processo deve avvenire attraverso un processo autonomo. Il Reiki, partendo da una visione unitaria, olistica, prende in considerazione l'essere come unità e non scinde corpo, mente, spirito. Inoltre, considera l'essere parte integrante dell'ambiente in cui si muove e vive. Le dinamiche bioenergetiche nascono dalla interazione tra l'ambiente e gli individui, inseriti nei contesti che si vengono a creare quotidianamente. Gli aspetti guaritivi sono intesi come un processo di evoluzione su più livelli e non solo sull'aspetto fisico.
Ristabilire un equilibrio è fondamentale per chi vive una situazione di disagio, sia che esso sia mentale, fisico o anche spirituale. Ed il Reiki offre con la sua metodica, con il suo sistema, un ottimo ed efficace metodo per lavorare anche autonomamente, affinché le cause del disagio possano essere elaborate e metabolizzate. Questo fattore umanistico relazionale del Reiki può fungere da ponte tra il sistema professionale sanitario e le discipline olistiche e bionaturali, che non devono avere la pretesa di sostituirsi alle cure mediche, né di scavalcare, ma possono coesistere trovando quel denominatore comune che è l'amore per il prossimo. Solo così entrambi hanno la possibilità di uscirne arricchiti, potendo in questo modo migliorare la cura e la cura della persona sofferente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo per un prossimo incontro. Grazie.